C'era Ferdinando, là, come si chiama? Che oh, direttore, è con me, c'è la canna. Porca puttana, meno male che ci ha raccomandato Roberto. Oggi 7 ottobre 2012, una grande riunione con gli amici qua nel gruppo AUG di Cosenza. Manca il nostro presidente, l'illustre Carmine Bruno. Ci siamo dovuti accontentare del signor Buttiglione. Manca Benedetto. Manca anche Benedetto, qui c'è Valentino Rossi, poi c'è il nostro amico Diego, così fanale nero di cacchi che si fa dentiere di mattina e sera. C'è il nostro amico Rocco, alias Rocco Siffredi, gli somiglia anche un po', guardatelo, più o meno c'è una vaga somiglianza. Giulio, il nostro montatore, anche oggi ha colpito duramente le sue vittime. Che ne dona, che ne promenda, che so. E adesso passiamo a un'inquadratura del rifugio. Questo si chiama Rifugio Margherita, che mi è stato detto dal titolare, ed è praticamente come potete notare, è stato restaurato da poco, è un vecchio casolare abbandonato che questo nostro amico, di cui non mi ricordo il nome, ha praticamente rimesso a nuovo, ovviamente con grandi sacrifici. Come potete vedere, è venuta fuori questa struttura che oggi ci ha ospitato. Abbiamo fatto un po' di carne alla griglia. E qui c'è questo fabbricato che ha anche delle stanze per ospitare persone, si può venire tranquillamente qui a fare una piccola vacanza, ci sono le stanze per dormire chiaramente. Ecco qui, lo potete vedere in tutto il suo splendore. È un posto veramente molto bello, anche perché siamo sui 1400-1500 metri più o meno di altitudine. Qui sono state lasciate dei pezzi senza intonaco, giusto per far vedere com'era precedentemente realizzato. Adesso ci camminiamo un po' avanti, facciamo una panoramica d'insieme. Ecco qui, si vede che ancora c'è un po' di cantiere in giro, che chiaramente è stato tutto quanto rinnovato, riaggiustato. Come potete notare, lì sopra c'è il vecchio trippito. Questo qui si chiama trippito, è un attrezzo di ferro che si mette sul fuoco e serve per cucinare praticamente direttamente sul fuoco con le pendole che si usavano una volta, le pendole da fuoco, che ormai non si usano più. Qui c'è il cagnetto di guardia, la legna che non deve mancare in un posto come questo. E qui sotto c'è anche un pezzo di terreno. Dove sicuramente si troveranno anche funghi e altro. E adesso torniamo alla nostra postazione, dove i nostri amici stanno ancora mangiando. Fermina sta carne. Anche la cacevi è rimasta la carne. Anche la carne è una moda carne. Una moda c'è la carne, ma questo è per noi. Ragazzi, ragazzi. E pure voglio sta, cavolo. No, non voglio niente, ciò. Mangiare due pezzi. La griglia che ci ha aiutato ad arrostire. C'è di legna che ci ha aiutato a infiammare. E un ultimo panorama del rifugio Margherita, zona Montescuro. Eccoci qua.